Nell'ambito della manifestazione Maggio Libero organizzata dal Comune Sesto Fiorentino e Sesto Idee, la Proloco ha accettato l'invito di presentare alcuni testi per noi significativi per Sesto Fiorentino e non solo per Sesto Fiorentino. Il libro che stasera presenteremo è il libro Testimonianze archeologiche a Sesto Fiorentino dell'autrice Grazia Guarini. Perché un libro sull'archeologia? Perché un libro di storia locale? Perché crediamo che la storia sia il nostro passato, ma sia anche elemento fondamentale per progettare il nostro futuro. E la Proloco, questa nuova Proloco, ha intenzione di veramente di riprogettare, di fare marketing territoriale, di fare una valorizzazione del territorio, partendo dalle cose più piccole per andare anche per cose più grandi. L'importanza di questo libro è duplice. Da una parte c'è il lavoro di volontariato effettuato dalla Proloco, dall'altro ci sono le competenze tecnico-scientifiche di una delle sue componenti, Grazia Guarini, che ha scritto questo bel libro che è il risultato di un lavoro praticamente di una vita sulle testimonianze archeologiche di Sesto. Il libro è importante perché dimostra come la Proloco possa all'interno, affiancando anche il lavoro dell'amministrazione comunale, possa coniugare la promozione del territorio e la divulgazione della cultura. Questa ricerca è partita nel 95-96, è stata una cosa che ho fatto in memoria di mio padre, perché mi ha indirizzato lui su questa strada per la passione, la ricerca dell'archeologia a Sesto Fiorentino. Io avevo già raccolto molti documenti di archivio, dato che lavoro in sovrintendenza dal 69, e avevo sul deposito documenti in casa. E attraverso questi e poi attraverso la lettura di diverse pubblicazioni che parlavano di Sesto, ho buttato giù un documento, ho buttato giù questo, come si può dire, questa ricerca, insomma. E poi attraverso le fotografie, attraverso tutti i vari documenti, è venuto fuori una cosa che può illustrare che la storia di Sesto dalla preistoria al periodo romano. È stata una cosa un poco sofferta, si può dire, però ho cercato di dare con parole semplici una conoscenza della storia di Sesto che non è conosciuta, insomma. Una cosa che non è conosciuta, e con questo si può vedere molte cose, e questo potrebbe essere anche l'inizio per un museo del territorio.